un senso di mistero e vita spezzata, il mare che ti abbraccia, ciuffi d'erba bionda tra pareti bianchissime e pietre umane che ti parlano. Come ogni uomo, anche i paesi scompaiono e diventano scheletri. Biancovecchio è un paese fantasma in cima a un calanco impervio, a un paio di chilometri dal mare. Fino a 2 secoli fa era un paese importante, il capoluogo di una baronia millenaria, disegnato su tante carte geografiche. Oggi nessuno si ricorda più di lui, dal 1908. Nessuno di ancora vivo ha abitato tra quei muri. Nessuno può ricordare con affetto familiare queste pietre. Se ci sediamo tra le sue rovine, d'un tratto sentiamo tante voci. Vediamo persone correre tra le argille scivolose. Sentiamo urla di spavento perché i saraceni stanno arrivando. Sentiamo risate, sentiamo la musica e gente che beve e che balla. Vediamo ragazze fissare il mare al tramonto e ragazzi che le seguono con lo sguardo. Vediamo persone a cavallo, vediamo le olive schiacciate sotto i piedi. Vediamo persone tenaci e allegre, intente a vivere una vita dura e semplice. Sentiamo l'odore di antichi sapori, l'odore del sale portato dal vento. Vediamo campagne affollate, piene di grano e di frutti, non come oggi. Il terremoto del 1783 distrusse quasi tutto, ma i morti furono meno di 50. Dopo i terremoti, le continue frane hanno fatto sprofondare a valle più di metà del paese. Oggi il borgo è stato inghiottito dalle pareti bianche che lo proteggevano e i calanchi continueranno a scivolare a valle fino a quando la striscia oggi rimasta sarà scomparsa del tutto. E papà, guarda che bello! Oh, arrivo! Hai fatto la foto alla nicchia? La nicchia sì, l'ho fatto. Perché mi interessa tanto Biancovecchio? Perché è un paese simbolo ed anche un luogo unico. È trascurato, si sa pochissimo di lui e il suo paesaggio bianco è semplicemente indescrivibile. Non ci sono macchine e strade asfaltate nelle immediate vicinanze e questo rende l'immersione ancora più fuori dal tempo. C'è tanto da immaginare e filosofare, così la fantasia e le gambe si mettono in movimento insieme su quelle che di tanto in tanto sembrano pezzi di antiche stradine selciate. È un luogo umano che si è fermato e la natura lo restituisce proprio come è stato lasciato. È bello mettersi in cammino in questo dipinto bianco, circondati dagli animali al pascolo, e ci sembra quasi di essere una di quelle figure dei quadri. A un certo punto, in cima al colle, tra gli alberi, sbucano pezzi di mura e palazzi antichi. Biancovecchio, detto anche bianco antico, può essere raggiunto in 3 modi diversi, da Via Vittoria, cioè partendo dal Duomo di Bianco Nuovo, salendo da Pardesca Vecchia, e dalla strada che parte da Contrado Crocifisso a ovest. Tra le 3, la più conveniente è certamente Via Vittoria da est. Raggiungere Biancovecchio non è difficile, ma è comunque escursionistico. Vi consiglio di indossare scarpe robuste e pantaloni lunghi per evitare di graffiarvi con le piante spinose, tipo il cardo selvatico, che quando è secco è davvero molto tagliente. Sconsiglio invece di salire dalla chiesa restaurata di Pardesca Vecchia, perché bisogna attraversare una cresta ripida e stretta, con precipizi su entrambi i lati.
La fantasia si mette in moto per cercare di ricostruire con l'intuito quello che si intravede del paese, rimasto sotto l'azione degli agenti atmosferici per secoli nell'incuria più totale. Se il foro romano è diventato per secoli un pascolo, non mi stupisce certo che tanti paesi calabresi siano stati completamente dimenticati. Tutto resta vivo solo finché si usa. È incredibile come un testo scritto secoli fa possa far rivivere in un attimo ciò che ormai non esiste più, e il passato diventa la realtà presente nella nostra mente. Diceva infatti il Petrarca, con un libro puoi aiutare gli altri, oggi, domani, tra 1000 anni. È incredibile che quella metà del paese, oggi sepolta sotto metri di argilla alla base del colle, ritorni d'un tratto in vita sulla via faticosa che stiamo percorrendo. Queste rovine, poco comprensibili, accendono la curiosità, proprio perché una parte considerevole è stata strappata via con violenza. È un po' come la siepe dell'infinito. Gli indizi sono molto scarsi. Nessuna foto, stampa, cartolina o altra fonte visiva mostra il paese in vita. Purtroppo devo dire come la maggior parte dei vecchi paesi calabresi. Nel tentativo di ricostruire come si presentava il paese, questo limite l'ho sentito come un ostacolo quasi insormontabile. Confesso che mi sarei arreso abbastanza in fretta. Quando sembrava che nulla di utile fosse giunto fino a noi, mi sono improvvisamente trovato davanti a un documento molto interessante. Nel 2008, Domenico Romeo, un noto storico di Gioiosa Ionica, ha rinvenuto all'archivio di Stato di Napoli un apprezzo, cioè una perizia contabile redatta per i feudatari Carafa in occasione di una loro controversia ereditaria. Nel 1707 Bianco, ancora integro e abitato, viene visitato dal noto ingegnere borbonico Donato Gallarano, che descrive con ricchezza di dettagli il luogo e la vita dei suoi abitanti. Passiamogli allora la parola in modo che possa accompagnarci tra le antiche vie e raccontarci com'era. Bianco dista dalla propria marina 1.200, circa 4 km, e da Bovalino circa 1.600. Il territorio è tutto montuoso e collinoso, e poco piano, la maggior parte di creta bianca, principiando dalla marina, che dà la denominazione. Il territorio è ricco di gelsi, ulivi, ciliegi, pere, fichi, prugne, vigneti, agrumi ed altre sorte di alberi, e vi sono in basso più fontane d'acque vive. Olive se ne fanno circa 480 caffisi, che è una misura araba di circa 8 litri, che non si spremono con trappeti, ovvero frantoi, perché non ve ne sono, ma a forza di piedi d'uomini. De grani se ne fanno più migliaia di tonnellate l'anno e di buona qualità, e ne vendono quantità a Reggio. Di vino, consimilmente, se ne fa quantità e di buona qualità, e se ne vende una gran porzione. Il paese di Bianco sta in un sito di buona aria, con aperta e libera veduta di mare, edificata sopra l'estremo di un elevato colle di terra bianca cretosa, fiancheggiata in parte da rupi, quali, intenerendosi con le acque piovane, liquefacendosi, scivolano in basso. Per questo alcune porzioni delle mura sono in rovina e gli abitanti, per ripararle, le fortificano con palizzate di legno, rinnovandole quando il legname marcisce. Vi si entra per 4 porte, una denominata l'Annunciata, l'altra dell'Angrisà, altra di Sant'Andrea e l'ultima del Portello o Sperone, oltre alle aperture dove le mura sono in rovina. Vi sono 3 borghi, uno denominato di Pardesca, l'altro di Catamotta e il terzo Zopardo. La strada principale per entrare in paese è quella che viene dalla marina, che segue 2 diversi percorsi, uno per il borgo di Pardesca e l'altro per il borgo di Catamotta.
descriveremo i borghi secondo l'ordine naturale del percorso di salita, iniziando da Catamotta. Catamotta è situata nella falda di un colle attaccato a quello del paese. È composto di più casette, denominate terrate, perché composte di struttura di creta in forma bassa, coperte da creta, sostenuta da legnami, e buona parte dei coperti va in piano con la strada. Nella sommità vi è la chiesa parrocchiale, sotto il titolo di Santa Marina. Vi si accede con pochi gradini e sopra la facciata c'è un campanile con tre campane. Ha un'unica navata. Dal detto borgo si passa a Bianco Vero e Proprio, ma la strada principale e le altre, siccome sono sul ciglio del colle vicino alla Rupe, in un luogo cretoso, per mantenerle gli abitanti le tengono fortificate di legnami, con creta, e più avanti, prima della porta, si trova un selciato di ghiaia. Il paese sorge in un luogo piuttosto in pendenza e stretto, mantenuto da una palizzata. La strada principale del paese è in pendenza e fa numerose curve seguendo l'andamento del colle. Da detta strada si diramano vie e vicoli che dividono l'abitato in quartieri e isole. Le case sono formate da piano terra e piano superiore, con lastrico solare di pietra e calcio. All'inizio del paese, verso Catamotta, c'è la chiesa dell'Annunziata, davanti alla quale c'è la strada che prosegue fino a uscire ad ovest nel borgo chiamato Zopardo. Dopo la porta dell'Annunciata, proseguendo un po' sulla via principale, a sinistra c'è il palazzo baronale e proseguendo ancora per la strada non diritta si arriva davanti alla porta piccola della chiesa principale di Tutti i Santi, che si trova in una piazzetta detta La Loggia. Poco oltre la loggia si trova la piazza davanti alla facciata principale della chiesa, dove sono molte botteghe di arti diverse. Sul lato destro della chiesa matrice c'è un altro portico con sedili in pietra per comodità degli abitanti e sullo stesso lato ci sono molti magazzini, tra cui quello per il grano ed il vino. Nella chiesa di Tutti i Santi si entra per una porta tonda, con ornamento di pietra di taglio a punta di diamante, con mezze colonne e frontespizio sopra delle medesime pietre, e dentro d'essa, in faccia al muro, vi sta l'impresa di Casa Carafa et Avalos, e sotto un'iscrizione in lode del principe Carlo, e da sinistra l'orologio a sole. Il campanile è in pietra di forma quadrata di quattro piani, con due campani grandi ed una piccola. La detta chiesa ha sei altari, un organo e molti benefici. Viene servita da un arciprete e ben 27 sacerdoti. Sotto la chiesa c'è una catacomba con la cappella pubblica di Sant'Ignazio. Seguitando il cammino per la strada principale, essa si divide in un bivio, con un ramo che conduce alla porta dell'Angrisà, per dove si scende a Pardesca, e l'altro che conduce alla porta di Sant'Andrea, e fuori dalla porta, a sinistra, accostata, si trova la cappella di Sant'Andrea, e da qui si passa al borgo di Zopardo. Seguendo il ramo verso Pardesca, prima della porta dell'Angrisà, a destra c'è una via con una piazzetta dove si trova un convento femminile, in cui erano presenti due monache e sette educande, sia di Bianco che dei luoghi vicini. Annessa c'è la chiesa di San Giovanni Battista. Il palazzo baronale si trova dalla parte della porta dell'Annunziata e possiede una corte interna, una cisterna e una stalla per tre cavalli. La sua facciata è sulla strada principale e quella posteriore è rivolta verso Pardesca. Consiste in un ingresso con portone, con arco tondo, con ornamento di pietra, sopra del quale c'è lo stemma di Casa Carafa. Sulla strada c'è anche un'altra porta con arco tondo, da cui con tre scalini si va nella cantina. Verso destra, attraverso un altro arco di pietra, si entra con due scalini nel magazzino del grano. Ancora più a destra si trova il magazzino della carta. La predetta casa baronale è molto rovinata e non è abitabile e, se non si riparerà tra pochi anni, cadrà. A sinistra del palazzo baronale vi sono le carceri comunali.
La corte baronale possiede alcune cisterne per il grano nel borgo della Catamotta, nel piazzale di fronte a Porta dell'Annunziata, in numero di 3. Nel borgo di Pardesca ce ne sono molte in disuso. Sotto alla chiesa dell'Annunziata, in direzione Catamotta, si trova un altro magazzino chiamato Il Centimolo, anche lui mal ridotto. Il borgo di Zopardo, di fianco al colle murato di bianco, verso ovest, sulla strada verso il convento del Crocifisso, è formato da abitazioni a un solo piano e prevalentemente di creta e legno. Ci sono due chiesette, una sotto il titolo di Santa Caterina, con una sola navata e campaniletto, ed un'altra sotto il titolo di San Giuseppe. Il borgo di Pardesca è sotto a quello di Bianco, verso sud, oltre la porta dell'Angrisà, e consiste in un notevole numero di abitazioni, di tipo simile a quello di Zopardo. In questo borgo si trova la parrocchiale, sotto il titolo di Santa Maria del Soccorso, ed un'altra chiesetta, sotto il titolo di San Francesco Saverio. Nel paese di Bianco e suoi borghi non ci sono sorgenti, ma le famiglie più agiate hanno fatto costruire pozzi cisterna per raccogliere le acque piovane, mentre le altre patiscono l'incomodo di dover andare a prendere l'acqua ad almeno un miglio di distanza. Poco fuori da Bianco ci sono due monasteri maschili, uno in direzione di Catamotta, prima di arrivare alla porta dell'Annunziata, sotto il titolo di San Francesco, e l'altro, ugualmente fuori dal paese, nella via per andare a Caraffa, chiamato del Crocifisso, sotto il titolo della Vittoria. Il paese di Bianco ha 1210 abitanti, divisi in 335 famiglie. Le classi cittadine sono composte da i benestanti, di cui fanno parte giudici, avvocati, medici, latifondisti e civili, le maestranze, di cui fanno parte artigiani e mastri, la classe dei massari, braccianti e contadini. Tra i benestanti ci sono due dottori in legge, due medici, un giudice a contratto, uno speziale di medicina, tra gli artisti, tre barbieri che fanno anche i chirurghi, un sarto, tre fabbri e un artigiano del lino. La classe più numerosa di tutte le altre è quella dei contadini, che lavorano il campo proprio e quello altrui, e i giornatari, che lavorano a giornata nei campi altrui. Ci sono poi gli uomini che fanno parte del sistema difensivo, predisposto a difesa del paese e della popolazione. Tra questi, sei soldati del battaglione a piedi, comandato dal capitano d'armi, che hanno il compito di difendere il paese e scendere eventualmente alla marina per aiutare i soldati del battaglione a cavallo, che, in numero di 3, vanno a cavallo lungo la costa per vigilare e prevenire un eventuale sbarco di pirati. Sulla costa ci sono torri per l'avvistamento dei pirati e dei saraceni. Nel 1707 si è capito che una torre di guardia sulla costa non basta e se ne sta costruendo una seconda. Nel periodo in cui mi trovavo a Bianco ho sentito parlare degli assalti dei turchi che hanno sottratto due navi maltesi che subito furono portate verso la Sicilia e poco dopo comparvero grossi bastimenti pirateschi che saccheggiarono Girò e Capo d'Alice e fecero prigioniere diverse centinaia di persone facendole schiave. Vi sono molti preti e chierici. Sono diffusi la pastorizia e l'allevamento del bestiame, come pure l'allevamento delle api. Qualche abitante è dedito anche alla pesca, grazie alla presenza di due barche pescherecce, che sono redditizie ed è in costruzione una terza. Importante è la produzione di seta, attività nella quale sono impiegate molte donne a tessere e filare, che fanno migliaia di libbre l'anno. Non vi è pezzenteria, perché non ci sono poltroni, ed i braccianti vestono all'uso del paese, di panno ruvido di orbace. Tutti vanno calzati, così i maschi come le femmine. La vita cittadina si svolge sia nella piazza principale del paese, dove si trovano varie botteghe e mercerie che tengono fettucce e zagarelle, cere e confetture,
sia nel largo da dinanzi alla porta maggiore della chiesa matrice, che nel luogo detto la loggia, nel quale, oltre a divertirsi, gli abitanti di bianco si incontrano per trattare affari e stipulare contratti di vario genere. La gente sta in buona salute perché il posto ha un'aria buona e si vedono molti anziani, sia uomini che donne. Fra i tanti paesi calabresi perduti per terremoti o altre catastrofi naturali, Bianco è speciale perché era l'unico borgo murato costruito su un pianoro completamente circondato da ripidi calanchi bianchi. La vista sul mare vicino è avvolgente e il bianco che lo circonda crea un'aura di luce misteriosa. Ci si chiede perché si sia costruito un paese su un calanco instabile, e si capisce subito che sia nato come luogo di rifugio ben difendibile per la popolazione assediata dai corsari turchi. Gli stessi abitanti hanno sempre saputo che nel tempo il loro scomodo ma conveniente rifugio era destinato a scomparire. Quella mostrata, con tutti i suoi limiti, è la prima mappa urbana di Bianco Vecchio mai disegnata. La cartina unisce tutte le informazioni ottenute dalle esplorazioni di persona e dalla descrizione del borgo del 1707. Ovviamente la posizione di molti edifici è solo indicativa, perché la descrizione è spesso ambigua e le rovine, tranne qualche eccezione, sono molto difficili da interpretare perché molto deteriorate. La posizione esatta della chiesa matrice di Tutti i Santi, per esempio, è molto incerta a causa della parte mancante del paese, franata valle, di cui non si conosce esattamente l'estensione. Inoltre, dopo il 1783 c'è stata una ricostruzione. Le 35 famiglie rimaste, riutilizzando il materiale da costruzione del paese precedente, potrebbero aver alterato l'andamento delle vie e delle piazze preesistenti, come mi sembra di capire dalla piazza rettangolare mostrata nella mappa austriaca del 1826, di cui oggi sembra rimanere solo la metà settentrionale. Come aveva notato negli anni 70 Domenico Minuto, in una sua visita alle rovine della chiesa di Santa Caterina, questa è l'unica ancora ben leggibile, grazie alla presenza di un moncone di campanile a vela, che a prima vista potrebbe sembrare la merlatura di un castello. Sappiamo per certo che la chiesa di Santa Caterina di Zopardo venne ricostruita e intitolata Santa Maria dalle famiglie rimaste, divenendo ufficialmente parrocchia nel 1827. In essa venne sistemata in una nicchia ancora oggi visibile la statua marmorea del 1530, proveniente dalla precedente chiesa. Questo secondo Don Vincenzo Tedesco. La statua di Santa Caterina di Alessandria, visibilmente danneggiata dai diversi terremoti subiti, è oggi conservata nel Duomo di Bianco Nuovo. Chi sta rugancellu paradisu e l'angelica ballana d'ognura la rugondiri sedi nuli fati chi tira una catina ogni creatura chi tira una catina ogni creatura da chi sta ruganci su tonni milli e rugondiri sedi felici mori vidi nu paradiso aperto stari
Dal giorno in cui tutto finì, grandi frammenti di mura ed edifici sono rimasti come macigni lungo il pendio, nel punto stesso in cui sono rotolati verso valle, e da lontano quelli più grossi possono sembrare rocce. Vediamo ora qualche veduta ricostruita del paese. Sono vedute che potremmo chiamare di realtà aumentata, non sono né immaginarie né troppo fedeli alla realtà. Partendo da alcune vedute aeree prese con il drone, ho considerato le indicazioni presenti nella descrizione del 1707, anche se a volte l'interpretazione è molto incerta. Sono passabili, anche se forse voi stessi sapreste fare di meglio. Sono un esercizio della fantasia. Partendo dagli angoli più suggestivi delle rovine rimaste, con il fotoritocco ho provato a disboscare, ricostruire le mura, integrare la chiesa di Santa Caterina e Sant'Andrea e qualche muro. Non sono arrivato però ai tetti o a una ricostruzione totale, perché mi sarei allontanato troppo dalla realtà. Le mura sono possenti ed eleganti, anche se molto rudi ed essenziali. Sono state fabbricate per la prima volta in epoca normanna, con pietre raccolte dalle vicine fiumare, unite con calce e laterizie. Cerchiamo di capire dove erano le porte e che percorso seguivano le mura del versante nord, che, sebbene colpito dai terremoti, ha conservato resti ben visibili. Per costruire invece una veduta generale di profilo del paese, sono partito da un'immagine delle rovine prese dal cielo di Pardesca Vecchia. Ho cercato di aggiungere la porzione di colle ora franato a valle e non più esistente, in modo da estendere il pianoro in alto verso sud, cioè verso Pardesca. In alto ho poi inserito il profilo tipico di un antico borgo calabrese abbastanza in piano. Infine, verso Pardesca, in un restringimento, ho rappresentato la scomparsa porta sud chiamata dell'Angrisà, con un breve tratto di mura e palizzate protettive ai lati. Vi riporto ora la breve testimonianza sul luogo del signor Pulitanò di Caraffa del Bianco. Nella stradina che dal convento delle suore portava verso Bianconuovo c'era una torretta di avvistamento dei saraceni che è stata buttata giù senza troppi problemi dai forestali. Inoltre, sparsi per il paese, siccome non sempre le mura e le guardie erano sufficienti a fermarli, c'erano dei locali segreti, idonei a nascondere donne e bambini dai saraceni che altrimenti li avrebbero rapiti. Ne mostriamo in foto uno, ancora ben visibile, vicino ai resti della piazza. C'è ancora il carcere, con le segrete e tante cisterne per la raccolta dell'acqua piovana, sia a bocca circolare che quadrata. Il carcere si trovava alla base di una torretta a base quadrata, di fianco alla porta est, vicina allo scomparso palazzo feudale. L'arco d'ingresso e l'arcata interna sono ancora ben visibili e sono di gusto normanno, cioè medievale. Nella chiesa matrice, poi franata verso il vallone dell'acqua fredda, in direzione di Pardesca, c'era sepolto un santo, forse Sant'Ignazio, titolare della cappella nella cripta. Siccome sulla facciata della chiesa c'era una meridiana, la facciata principale doveva essere rivolta verso sud, e pare che il palazzo feudale con i suoi magazzini si trovasse proprio nei suoi paraggi. La chiesa di Santa Caterina d'Alessandria era la parrocchiale del borgo di Zopardo e all'interno di una nicchia nel muro conteneva una statua marmorea del 1500, ora custodita nel Duomo, a Bianconuovo. La chiesa di Santa Caterina, dopo il terremoto del 1783, è diventata l'unica chiesa utilizzata da tutti quelli che ancora abitavano il vecchio paese, fino al suo abbandono definitivo. Nel centro di Bianco Vecchio si nota un albero colpito da un fulmine, dall'aspetto bruciato e avvitato su se stesso. Se lo si osserva dall'alto si nota la tipica torsione in senso orario,
dovuta alle forze di Coriolis, legate alla rotazione della Terra su se stessa, che deformano l'albero perché diventa meno rigido dopo la folgorazione. La chiesa matrice di Bianco, nel corso della sua storia, è stata particolarmente sfortunata. La ricca chiesa fu distrutta dal terremoto del 1783 insieme al convento femminile e alla chiesa di San Giovanni Battista. Spostata e ricostruita a Bianconuovo, vicino alla costa, venne di nuovo gravemente danneggiata dai terremoti di fine 1800 e da quello disastroso del 1908, tanto che si decise di demolirla e ricostruirla nello stesso luogo nel 1932. La statua in marmo bianco di Santa Caterina d'Alessandria del 1530 è una delle poche opere d'arte superstiti dei terremoti di Bianco Vecchio. Dal 1783 tutte le chiese in cui è stata ospitata sono crollate almeno una volta. È opera di buona fattura di una bottega siciliana vicina ad Antonello Gagini. I danni dei terremoti sono ben visibili, la testa si era staccata, il naso e le labbra sono scheggiate, il collo ha una parte mancante. In origine doveva avere due attributi, un libro e la ruota dentata, strumento del suo martirio. Del libro rimane solo una porzione, mentre la ruota non è facilmente riconoscibile. Credo che gli abitanti rimasti a Bianco Vecchio dopo il 1783 l'abbiano usata come statua della Madonna, come fa pensare la nuova titolazione della chiesa a Santa Maria. Sulla scultura rimangono tracce di coloritura gialla nei capelli, azzurra nel mantello e rossa vicino al libro. Credo che il colore azzurro fosse solo sul bordo del mantello, come in altre simili. Mi sono divertito a ricostruire le parti mancanti e a restituire la colorazione originale. Il risultato è gradevole ed, anche se fantasioso, mostra come doveva apparire la statua con i suoi colori originali. E su mi c'è da isando ne scia e competiti in mando ialò arte di negasti e semmegali ego e se lo nasce prande sto e la Bianco Vecchio non si può salvare per via delle frane e dei continui scivolamenti a valle delle argille su cui si trova. Quando piove, le strade attorno diventano rapidamente dei pantani impraticabili. Anche per questo a un certo punto fu abbandonato ed oggi è diventato un luogo di pascolo e dove si possono trovare capperi freschi. Nei secoli passati si ricostruiva e aggiustava tutto senza buttare via niente. È stato solo dalla fine del 1800 che si è cercata sempre più la praticità e la comodità. Non c'erano più i temuti attacchi dei saraceni dal mare ed il paese era senza acqua e decisamente scomodo a causa dei ripidi saliscendi su cui sorgeva. Come è stato fatto per i vicini borghi fantasma di Precacore e Brancaleone Vecchio, si potrebbe creare un percorso escursionistico di visita con partenza da Via Vittoria a Bianco. Anche chi non ama le antichità rimarrà incantato dal paesaggio dei Calanchi Bianchi e dalle magnifiche vedute sul mare e i paesi attorno, unite con queste romantiche rovine. Bianco Vecchio merita di più, perché sorge in una posizione davvero unica, sospesa tra il bianco dei colli cretacei e l'azzurro del Mar Ionio. È proprio qui che nacque il primo vino d'Italia, è proprio qui che venivano allevati i pregiati cavalli della razza reale. Visitate questo luogo dimenticato, perché dopo una salutare sgambata rimarrete a bocca aperta. Bianco è una poesia d'Arcadia tra i Calanchi. Ascoltate i suoi silenzi. All'odo cosmo bene te cloro c'è ciò la tabuttia e tragudau all'oire te tocalo e